pregare un istante per la parola. Vogliamo accordarci questa mattina nel nome di Gesù. Grazie Dio per la tua presenza che non ci lascia, non ci abbandona. Grazie per tutto quello che tu hai precedentemente preparato per ognuno di noi e per la porzione di destino che tu vuoi impartire questa mattina nel nome di Gesù. Grazie Spirito Santo perché ti prendi cura di noi, perché ci consoli, perché non ci lasci orfani, ma ci conforti e ci consoli, Signore. Con il tuo amore paterno e materno ti prendi cura di noi, Signore. Tu non ci lasci e non ci abbandoni. Tu ci hai fatto una promessa: non vi lascerò orfani e tornerò a voi. Grazie per questa promessa che guarisce il nostro cuore da ogni paura di abbandono, da ogni paura di rigetto, da ogni paura di ferite, di dolori, di tradimenti. Signore, tu ci hai promesso che non ci lascerai orfani. Grazie per il tuo amore, Spirito Santo. Grazie perché sei il consolatore della nostra vita. E prego che questa mattina, quanti sono in questo luogo, quanti ci stanno guardando da casa, possano avere la consolazione dello Spirito Santo nella loro vita, nel nome di Gesù. Amen. Fai un forte applauso allo Spirito Santo, vai. Grazie. Allora, oggi vi voglio parlare, mi avvicino perché accorciamo le distanze, disse qualcuno. Allora, oggi vi voglio parlare delle beatitudini, ok? Quali sono le beatitudini per il mondo e quali sono per il regno? Beh, nel mondo, se hai una bella casa, una bella macchina, dici beato lui, beato te, ma nel regno ci sono altre beatitudini. Dì alla persona che ti stai accanto, ci sono altre beatitudini nel regno. E allora prendiamole queste beatitudini ed esaminiamole questa mattina. Matteo 5, prendete con me Matteo 5, leggeremo velocemente dal verso 1 al verso 3. Dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ora, cosa significa beato? Beato significa benedetto, felice, a tal punto da poter essere invidiato. Benedetto a tal punto da essere invidiato o ammirato. Ora, noi non cerchiamo l'invidia degli altri, ma cerchiamo quelle che sono le beatitudini che Dio rilascia nella nostra vita. E questo messaggio sarà un messaggio radicale per coloro che hanno ubbidito alla chiamata "seguimi" di Gesù, alla chiamata del "seguimi" di Gesù, e desiderano vivere sotto il suo regno. Le beatitudini altro non sono che quei meravigliosi atteggiamenti di coloro che vivono il regno. Molti vivono il Vangelo della salvezza, molti vivono diversi Vangeli, ma pochi vivono il Vangelo del regno. Il Vangelo che parla della venuta del regno di Dio. E dove c'è un regno, c'è un re. Molte volte noi approcciamo le cose di Dio con una mentalità democratica, ma la mentalità di Dio è la mentalità del regno, è una mentalità monarchica. Noi crediamo nella monarchia assoluta, del re dei re. Amen. Ora, Matteo 5,3 dice: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Cosa significa poveri in spirito? Non ha a che fare con la povertà economica. Qua non ti sta dicendo di invidiare qualche poveraccio, poiché la povertà economica non è mai nella Bibbia sottolineata come una benedizione. Non vuol dire che sei maledetto se vivi un tempo di povertà, ma non è una benedizione. Dio può benedirti anche in uno stato di ristrettezza economica, ma non rientra tra le beatitudini. Ok? Paolo, scusatemi, Giovanni in Apocalisse rimprovera una chiesa. Tu pensi di esserti arricchito, di esserti fatta tutta da sola, ma non sai che sei disgraziato, povero,
cieco, nudo, miserabile, infame, e aggiungici quello che vuoi. Perché? Perché la povertà non rientra tra le beatitudini, a meno che è una povertà in spirito. Cioè, è una povertà interiore spirituale. Cioè, cosa va a dire il povero in spirito? Il povero in spirito dice: senza Gesù non posso fare nulla. Amen. Questo è ciò che vive e crede il povero in spirito. Sono povero in me stesso, da solo, con la mia forza, così come sono. Io ho perso la fiducia che tutto si debba edificare in me stesso, ma la devo edificare in Gesù. Il povero in spirito dice: senza Gesù, senza di te, mio Signore, non posso fare nulla. Il povero in spirito dice che ha la volontà e il desiderio di ubbidire a Dio, ma non ne ha le capacità in se stesso. Si deve aggrappare al Signore. È nelle mie debolezze che sperimento la sua forza. È nella mia povertà, comprende il passo di Giovanni 15, che dice: senza di me, dice Gesù, voi non potete fare nulla. E questa è una mazzata per l'orgoglio. Il povero in spirito abbandona ogni giorno di più il suo orgoglio. Il povero in spirito ha lasciato l'attaccamento all'orgoglio. Vive sempre di più una totale assenza d'orgoglio. Il povero in spirito impara a saper chiedere aiuto. A volte non sappiamo chiedere aiuto perché ci vergogniamo, perché non vogliamo umiliarci, perché non vogliamo dimostrare le nostre debolezze. E questo è essere falsi discepoli. Un discepolo, e per discepolo intendo credenti o anche ministri, perché siamo tutti discepoli. Un discepolo sano cosa ha imparato? Ha imparato a chiedere aiuto quando è in difficoltà. Perché anche dire no, confiderò solamente in Dio, non chiederò aiuto a nessuno, è una forma d'orgoglio. Perché con Dio tu credi di poter nascondere il tuo orgoglio, ma non vuoi che si manifesta agli occhi degli altri. Ma Dio vede ogni cosa. Il beato, cioè il povero in spirito, ha arreso ogni ambizione egoistica. Ha perso la sicurezza in se stesso, in se stessa come uomo, come donna, ma ha compreso chi Cristo è in lui, chi Cristo è in lei, speranza della gloria. Quanti poveri in spirito abbiamo bisogno nella Chiesa oggigiorno? Abbiamo bisogno di molti poveri in spirito. Molti dicono che si convertino i ricchi. No, 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 abbiamo bisogno di poveri in spirito. E tutto questo che vi sto dicendo è l'opposto di quello che annuncia il mondo. È un messaggio completamente in antitesi con quello che vuole proclamare il mondo. Il mondo viaggia per fomentare l'ego. Sono rimasto stupito nelle mie ricerche che c'era un libro dal titolo un manuale Come potenziare e fortificare il tuo ego. E ho detto, oh mamma mia, che è successo? Perché questo è il messaggio del mondo che ci vuole portare ad allontanarci completamente da noi stessi. E il titolo era, non voglio fare pubblicità perché stiamo registrando, ma tipo come sedurre e potenziare il tuo ego, no? Terribile. Attenzione, sapete perché è veramente terribile? Perché quando noi pensiamo, vi devo dire questa cosa che è importante, quando noi pensiamo al satanismo, noi pensiamo alle luci, le stelle a cinque punte, incappucciati di nero, ma queste sono solo forme superficiali. Il messaggio, vi voglio dire una cosa, il messaggio principale del satanismo non è tanto esaltare Satana, ma esaltare l'uomo. È l'opposto del messaggio di Cristo, che dice prendi la tua croce, muori, seguimi. Il messaggio satanico è potenziare, è pompare il tuo ego, perché tu, ed è il messaggio di Genesi 3. No, voi non morrete affatto, ma appena ne mangerete sarete voi Dio. Questo è il messaggio del satanismo. E molte volte
Cerco di ridimensionare perché potrebbe essere troppo forte, ma molte volte questo messaggio viene rilasciato nelle chiese ed è un messaggio completamente diabolico. Molti sermoni servono per pomparci più che spingerci a Cristo, più che farci crescere alla sua statura. Spesso alcuni messaggi sono dei messaggi che rilasciano quello che viene chiamato egotismo, cioè il culto di se stessi. Attenzione, va bene rilasciare l'autostima, ma non deve essere neanche pompata. La Chiesa non deve fare, non devono, i credenti, il corpo di Cristo non deve fare il gommista che cerca di pompare gli altri, ma spingerli nel destino in Cristo. Quindi è molto importante. Questo messaggio è un messaggio che va contro quello che cerca di propinare il satanismo. Perché è molto sottile. Noi pensiamo al satanismo, pensiamo all'esaltazione di Satana, ma ci sono alcuni satanisti che neanche credono nel diavolo come entità, ma credono in Satana come rappresentazione dell'orgoglio umano. Alcuni credono questo. Quindi attenzione, perché è molto sottile questo che possa entrare nella Chiesa. Noi dobbiamo sempre tenere il focus su Cristo, che Lui cresca e che io diminuisca. Matteo 5,4 dice: beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Cosa vuol dire cordoglio? Vuol dire piangere, vuol dire essere in lutto per qualcuno. Attenzione, questo è un atteggiamento che Gesù va a valorizzare. Credo che questo messaggio sia molto opposizione a tanti messaggi che si sentono oggigiorno. E noi pensiamo, no, devi gioire, devi stare felice. La Bibbia dice, gioisci con quelli che gioiscono, ma impara a saper piangere con quelli che piangono. E se ti arriva uno triste, ma la gioia del Signore è la tua forza, dai! E no, ha bisogno un attimo di essere rialzato questa persona. Anche perché passiamo per fanatici. Noi dobbiamo dare una spalla su cui piangere. Non ci mettiamo a ballare un giorno di funerale. O no? Perché mancheremmo di rispetto a chi sta vivendo un lutto. Cioè, sembra quasi che stiamo vivendo alle spalle del defunto. Cioè, stiamo ridendo e gioendo. No, noi viviamo anche il tempo della sofferenza. Il Salmo 112 dice: è stato un bene per me l'essere stato afflitto, che imparassi il valore della tua parola. A volte ci sono delle sante afflizioni. Quando Dio a volte ti rimprovera, ti può affliggere, non tormentare, accusare, condannare, farti sentire in colpa, ma ti affligge perché ti rendi conto che la tua situazione non è retta davanti a Dio. Attenzione, non confondete l'accusa, la colpa con l'afflizione, è una sofferenza per la condizione che stai vivendo. Perché sono coloro che sanno piangere come quando è il momento di piangere. Gesù in più occasioni, quando era sulla terra, pianse. Piangere non è qualcosa di brutto, di vergognoso. Gesù pianse quando, prima di risuscitare Lazzaro, per la condizione del peccato, lui pianse. Poi in un certo momento pianse su Gerusalemme come un profeta. I profeti piangono per le situazioni avverse. Una chiesa profetica sa piangere quando è il momento, perché sa far cordoglio. Non piangere come quelle che quando c'era il condannato a morte erano pagate, incaricate per andargli dietro piangendo. No, 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 è un pianto di intercessione. Esaù pianse per richiedere la sua primogenitura rubata perché l'aveva venduta per un piatto di lenticchie, pianse, ma era un pianto inutile. Io parlo del pianto, non della vittima, del vittimismo, parlo di quel pianto che crea cordoglio, che soffre per gli altri. Beati queste persone che sanno piangere quando è il momento. Quando è l'ultima volta che hai sentito un messaggio del genere? E forse c'è qualche cosa che la Chiesa deve comprendere.
Beati coloro che sanno quando è il momento di piangere. Gesù pianse su una città che si stava buttando in un burrone, una città che stava per essere nuovamente devastata. Non era passato così tanto tempo dalla deportazione di Babilonia, che già stava per essere distrutta in un tempo di una generazione di 40 anni dall'esercito romano. Perché? Perché non ha riconosciuto il tempo nella quale era stata visitata. Perché non aveva riconosciuto il Messia che era pronto a salvare questa generazione, che era pronto a salvare Israele, che era pronto a salvare Gerusalemme. Beati coloro che sanno quando è il momento di piangere, miei cari. Beati coloro che sanno quando è il momento. Secondo Corinzi 7,10 parla di fare cordoglio per noi stessi. Leggiamola questa scrittura. Secondo Corinzi 7,10 dice: perché, guardate qua, la tristezza secondo Dio, l'afflizione secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, della quale non c'è mai da pentirsi o sentirsi in colpa. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Attenzione, vi sto parlando dell'afflizione secondo Dio. Ora, non voglio che vi rattristate mentre vi parlo di questo, ma dobbiamo essere responsabilizzati. Beati coloro che sanno fare cordoglio. Quando è l'ultima volta che hai pianto davanti a Dio per una condizione avversa in cui si ritrovava la Chiesa, si ritrovava la nazione? Ti stai solo lamentando dei problemi politici che ci governano, o stai piangendo per questa nazione? O stai piangendo lacrime di intercessione? Vogliamo crescere e maturare nelle vie del Signore, o vogliamo rimanere quelli che saltano e ballano durante la lode e poi è finito tutto? E viviamo solo un cristianesimo emotivo? Impara, Signore, dammi il peso di un intercessore. Dammi il peso di un profeta. Dammi la capacità di poter piangere davanti alle circostanze, affinché quel pianto motivi la mia preghiera a vedere un cambiamento. Sono coloro che vivono la santa disperazione. Coloro che, se si ritrovano ad affrontare Esaù, sanno piangere a Peniel, sanno aggrapparsi a quell'angelo e dire: io non ti lascerò andare fino a quando tu non mi avrai benedetto. Io non ti lascerò andare. E che si aggrappano alle promesse di Dio. Ricordatevi, i profeti piangevano sul popolo di Dio, perché vedevano che erano ciechi e stavano andando allo sbaraglio. Piangevano per il peccato, per la freddezza del popolo. Non che pensavano a se stessi. Non che si occupavano unicamente della loro relazione con Dio, del loro benessere. Loro piangevano. E noi siamo chiamati ad essere una chiesa profetica. Ma non solo perché sappiamo dare delle belle parole e impressionare la gente. Ho sentito questo, Dio ti chiama a fare questo. Ma è soprattutto dietro le quinte il lavoro profetico. Perché l'intercessione di per sé profetica chiede l'intervento del cielo. Si dispera per le cose del cielo. Matteo 5,5 dice: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti sono coloro, guardate come tutto si sta collegando, i mansueti sono coloro che smettono di preoccuparsi per se stessi e si preoccupano degli altri. Essere docili e sottomessi a Dio, il mansueto. Mosè viene chiamato uno degli uomini più mansueti della terra. Così mansueto che poco prima di entrare nella terra promessa ha perso la pazienza e ha cominciato a randellare la roccia affinché uscisse l'acqua. Pensate come il popolo lo aveva esasperato, anche lui che era mansueto. Molte volte pregava anche se il popolo meritava la distruzione e intercedeva, versava lacrime: Signore, perdona il tuo popolo. Gesù è diventato l'uomo
più mansueto. Ha dato l'esempio di mansuetudine. C'è una buona notizia per te. Non negarlo, ma c'è una buona notizia per te. La mansuetudine di Cristo dimora in noi. Sta alla tua responsabilità manifestarla. I mansueti sono pazienti, danno priorità agli altri, sono saggi, rivestiti d'umiltà. Gesù ci dà l'esempio di mansuetudine quando annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, e non considerò un qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma fu pronto a deporre, rivestendo la piena umanità. Proprio perché nessuno potesse un giorno dire a Dio: tu non sai cosa si prova ad essere uomo. Gesù ha compiuto le cose in quanto uomo per riscattarci. Matteo 5,6: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Giustizia, cosa significa? Essere giusti con Dio, essere giustificati da Dio. Questa è la giustizia. Ed è una caratteristica centrale del regno. Perché? Perché noi abbiamo accesso al regno mediante la giustizia di Cristo. E al mondo siamo noi la giustizia di Dio in Cristo. Quindi è una chiave importante la giustizia di Dio. Molti credenti non si sentono giusti. Per questo io lincerei tutti quei cristiani che dicono: sono un peccatore salvato per grazia. O sei un peccatore o sei salvato per grazia. Non puoi stare a cavallo tra le due cose. Il peccatore è separato da Dio, il salvato è uno stesso spirito con lo Spirito Santo. Come fa una persona che è una cosa sola con lo Spirito Santo a definirsi un peccatore? Noi pecchiamo, ma non siamo più peccatori. Il peccatore è dedicato al peccato. Il giustificato è dedicato a Cristo. La giustizia di Dio. Stiamo comprendendo questa mattina? Credo che sia davvero prezioso afferrare i modelli. Questo messaggio serve per ricordarci quanto sia importante tenere lo sguardo fisso sulle cose del cielo e non su questa terra. Ma dice: beati coloro che hanno fame e sete. E non calza bene al giorno d'oggi questo messaggio, non in questa nazione. Quando Gesù stava dicendo: beati coloro che hanno fame e sete, l'uditorio poteva comprendere questo linguaggio. Perché se tu salti la merendina del pomeriggio, già cominci a sentirti mancare. Ma c'è gente a quell'epoca che non mangiava da giorni e sapeva cosa significa avere fame. E qua stava dicendo: la stessa fame che voi state provando per il cibo materiale, beati coloro che la provano, la sperimentano per la giustizia di Dio. Beati coloro, non che hanno appetito di giustizia, ma che hanno fame, sete di giustizia. Che hanno fame e sete di giustizia. Perché è la vera fame e la vera sete trasformano un uomo per sempre. La vera fame spezza l'orgoglio, perché ti rendi conto che senza quel cibo tu muori. Spezza l'orgoglio. Chi ha provato la fame spezza l'orgoglio, perché ti rendi conto che sei niente quando ti vengono a mancare le cose primarie. Con la tua forza non puoi fare nulla. E dice: beati coloro che hanno fame. Molti nella chiesa hanno il languorino di Dio e chiedono all'angelo maggiordomo di dargli qualche cioccolatino, Ferrero Rocher e cose varie. Ma pochi hanno fame di Dio. Infatti molti si relazionano con Dio, che cosa gli può portare, dare, quanto li può benedire. Ambrogio, portami a quella destinazione, concedimi questo, fammi la spesa. Ma Dio non è il tuo maggiordomo, non è né il tuo Alfred né il tuo Ambrogio. Beati coloro che hanno fame. Gesù ha ministrato a folle che avevano fame ed erano affamate materialmente, ma la loro fame per Gesù superava.
Al punto che Gesù disse: li ho sfamati spiritualmente, ma ora non rimandateli a casa. Non rimandateli a casa, perché potrebbero morire per la fame. Fateli accomodare, daremo noi da mangiare anche materialmente. Vedete? Chi seguiva Gesù all'epoca sapeva qual era il prezzo. Per questo non sopporto quelli che si lamentano. Dico, io ho pregato e il Signore non ha tolto questa cosa. Tanti anni che prego per questa cosa, ancora non si risolve. Ehi, vorrei ricordarti che nella Chiesa primitiva ricevere Gesù non è ricevi Gesù, Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita. Wow, adesso guarda, riceverai le meglio. No, 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 ricevi Gesù, sei pronto a morire per lui. Perché ricevere Gesù vuol dire marchiarsi ed essere esposto alla persecuzione di morte. Dio non mi ha dato l'automobile che volevo. La gente moriva per Gesù, fratelli cari. Molte volte ci lamentiamo per cose stupide. Gesù non mi ha ancora dato una moglie, un marito. Gesù non mi ha ancora dato questo. Gesù non mi ha ancora fatto morire il mio collega antipatico. Ho avuto compagni di scuola che pregavano, dicevano: Signore, fallo morire quel compagno. Proprio fallo morire. Ma ancora oggi Gesù direbbe loro: voi non sapete di quale spirito siete. Quindi è molto importante essere. Perché secondo voi Gesù parlava e diceva: il mio cibo è vera bevanda, il mio corpo è veramente pane, il mio sangue è veramente bevanda? Perché aveva a che fare con persone che vivevano la fame. C'era una forte povertà. E loro parla, e lui parla, dice la stessa cosa che vivete nel naturale, se la vivete con i giusti principi nello spirituale, voi siete beati per il mio regno. Voi siete beati per il mio regno. Hai meditato negli ultimi tempi? Hai mai riflettuto sulla profondità delle beatitudini? O è solo un bel passo che conosciamo a memoria, che viene citato diverse volte, ma ne hai colto il significato? È diventato oggetto di meditazione per te? Oppure no? Matteo 5:20 dice: se la vostra giustizia non supera la giustizia dei farisei, voi non avete compreso niente. La vera fame ti consuma. Il libro di Amos dice: farò scendere ad un certo punto, la mia promessa è questa, dice il Signore, farò scendere la fame e la sete sul paese, ma non fame di pane o sete di acqua, ma fame e sete di udire la mia parola. E io le vedo molte persone, non c'è la fame e la sete di udire la sua parola, perché se i locali di culto non hanno tutti i comfort, seguo da casa io. Abbi pazienza. La mia connessione, clima, popcorn, gente simpatica. Non devo salutare quelli antipatici. Chi me lo fa fare? Ma dov'è la fame e la sete di udire la sua parola? Se la vostra giustizia non supera quella di scribi e farisei, perché? Perché è una giustizia di opere. Voi non avete compreso. Affamati, assetati di giustizia. Affamati, assetati di vedere le persone liberate dalla condanna, liberate dalla colpa. Noi siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù per questo mondo. E cosa fa la giustizia di Dio? Libera dai pesi e dalla condanna. Matteo 5, 7. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Non è la misericordia del mondo che tollera tutto. Ma sì, va bene tutto, l'importante è che c'è amore. Ma quale amore? Ma è quella misericordia che tu hai, ascoltatemi, dopo essere stato riempito della sua giustizia. Sei beato perché hai fame e sete di giustizia, la giustizia di Dio ti riempie e tu hai misericordia verso gli altri. Molte volte noi non abbiamo misericordia gli uni verso gli altri, ci giudichiamo gli uni verso gli altri perché forse non abbiamo sperimentato la giustizia di Dio in Cristo. Quando tu comprendi da che cosa sei stato perdonato, ehi,
Ricordati il miserabile che eri prima di conoscere Cristo. E a volte ci dimentichiamo da quale fossa e pozzo di peccato siamo stati presi. E siamo pronti con il dito religioso ad accusare gli altri. Ma quando tu sei riempito della giustizia di Dio, trabocchi di misericordia. La grazia, come la grazia soccorre chi è nel peccato, la misericordia soccorre chi è nella sofferenza che è prodotta dal peccato. Lo ripeto, come la grazia soccorre chi è nel peccato, la misericordia soccorre chi è nella sofferenza prodotta dal peccato. È empatia in azione più soccorso. La misericordia è soccorso in azione, amore che soccorre. Gesù dice: vide la folla e ne ebbe misericordia e intervenne. Versetto 8: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Che vuol dire essere un puro di cuore? Perché molte volte nel corpo di Cristo c'è a gara a chi cerca di santificarsi di più, a chi cerca di peccare di meno, e l'obiettivo è peccare di meno. Ma questo è uno sforzo religioso bestiale, che non è da Dio. Non c'è uno sforzo nel peccare di meno. C'è un desiderio di essere colmati della sua giustizia che ci libera dal peccato. Che ci libera dal peccato. Cosa vuol dire essere puri di cuore? Essere lavati, resi immondi, incontaminati, che non si nasconde niente, essere chiari, onesti, semplici, determinati e risoluti. Uno che è puro di cuore, che è stato purificato, lavato dal suo sangue, vedrà Dio in un modo che gli altri non possono vederlo. Questo sta dicendo: i puri di cuore vedranno Dio in una maniera diversa. Il puro di cuore vede Dio come un Dio d'amore che soccorre, non come un tiranno pronto a colpire. Molti di coloro che annunciano un Dio vendicativo, un Dio che è pronto a punire e a colpire, è perché hanno problemi di cuore. Non sono puri di cuore. Quando Dio ci lava con il suo sangue, tutto comincia a cambiare. Tutto comincia a cambiare. Matteo 5, 8. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Cosa vuol dire che si adoperano per la pace? La pace è venuta in Cristo per riconciliarci con Dio. La pace è riconciliazione. Quante volte vi ho detto: sono in pace con quella persona? Cioè non c'è più conflitto. I coloro che si adoperano per la pace sono coloro che combattono contro il conflitto, che evitano il conflitto. Piuttosto si sacrificano che vivere di conflitti e di lotte. Ci sono persone che si svegliano la mattina e non vedono l'ora di litigare con qualcuno, sono attaccabrighe, non vedono l'ora di molestarsi con qualcuno. Ehi, beati coloro che si adoperano per la pace, saranno chiamati figli di Dio. Sono disposti a pagare un prezzo affinché vengano liberati da Satana in ogni relazione. Coloro che si adoperano per la pace hanno imparato a non parlare male. Davanti ad una situazione negativa, ascoltatemi bene, si attivano per risolverla e non sono divulgatori di problemi, ma promotori di soluzioni. Non sono divulgatori di problemi, ma promotori di soluzioni. Questo è porgere l'altra guancia e dare una soluzione. Servono Dio, non il denaro, non giudicano gli altri, non sono interessati a preoccuparsi, a lamentarsi. Ecco che questo ci porta ad amare i nostri nemici. Fanno della riconciliazione la propria priorità.
riconciliarsi. Cercate la pace con tutti, dice Ebrei. Cercate, per quanto possibile, dipende da voi, cercate la pace con tutti. Coloro che si adoperano per la pace, ascoltami bene, coloro che si adoperano per la pace sono veloci a perdonare. Sono veloci a perdonare. Non perdono molto tempo, sono veloci a perdonare. Perché? Perché della riconciliazione fanno il loro stile di vita. Sono queste persone, coloro che hanno capito il mandato sacerdotale che abbiamo in Cristo, siamo re sacerdoti. Cosa vuol dire essere sacerdoti? Una traduzione della parola sacerdote è mediatore. Come posso essere un sacerdote agli occhi del mondo se sono sempre pronto a litigare? Quanto più mi adopero per la pace, quanto più sono un mediatore che riconcilia le persone con Dio. E diventiamo mediatori per le persone. Noi annunciamo che cosa? In Cristo Gesù tu sei perdonato dei tuoi peccati e sei riconciliato con Dio. Lasciati riconciliare con Dio. E come fa un rissoso a fare il sacerdote? Come fa una persona che è sempre pronta ad attaccar briga a muoversi in questo modo? Beati coloro. Matteo 5, 9, e concludiamo. Matteo 5, 10. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Guardate qua, inizia dicendo beati i poveri, beati quelli che fanno cordoglio, e poi dice rallegratevi e giubilate. Ok? In quel momento subentra una gioia diversa, che è una gioia nell'afflizione, è una gioia nella prova. In questo modo noi possiamo sperimentare la gioia, perché molte volte noi chiamiamo gioia quella che in realtà è felicità momentanea. Ma è in questo modo, quando realizziamo chi è beato davanti a Dio, come ricevere le beatitudini, come vivere le beatitudini, che noi cominciamo a gioire. Gioiamo nel Signore, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Ma perché avviene questo? Questo avviene solamente quando noi abbiamo passato questo processo. Ed è in questo modo che la beatitudine, il vero giubilo, il vero rallegrarmi passa attraverso la croce, passa attraverso l'opera compiuta di Gesù Cristo. Questo porterà una grande differenza nella mia vita. Prima di stamattina, riflettici, quante volte hai detto beato, beata quella persona per motivazioni completamente sbagliate? Questa mattina tu e Dio abbiamo bisogno di rinnovarci nella nostra mente e comprendere come Dio vede, ciò che Dio ama, ciò che Dio apprezza. L'olio della gioia. Sapete quando arriva nella nostra vita? Dice il Salmo, dice anche il Nuovo Testamento. Quando avrai odiato l'iniquità e amato la giustizia. Poiché, dice, hai odiato l'impietà e hai amato la giustizia, ecco il tuo Dio ti ha unto di olio di letizia, di olio di gioia. Perché? Perché ami la giustizia, hai fame della giustizia di Dio. Ed ecco che arriva l'olio della gioia. Perché quando tu ti muovi per togliere i pesi dagli altri, ecco che la gioia scorre nella tua vita. Quanto più affossi le persone, quanto più tu sei triste. E noi siamo circondati nel mondo da persone che per provare un momento di felicità devono schiacciare gli altri. Per avere un momento di euforia devono umiliare gli altri. Ma non è mai duratura. Quando invece noi siamo affamati di giustizia, noi togliamo i pesi agli altri e cominciamo a gioire per loro.
cominciamo a gioire per gli altri, cominciamo a vivere quella che è la misericordia, quello che è il santo cordoglio, sofferenza, quello che è l'essere poveri in spirito che ci porta al carattere di Cristo che era umile, che senza Gesù noi non possiamo fare nulla. Vediamo.